Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi andremo ad esplorare tre numeri di Commodore Gazette. Numero 4, anno 3, bimensile di luglio e agosto del 1988. Numero 5, anno 3, mensile di settembre 1988. Numero 2, anno 7, bimensile di aprile e maggio del 1992. Per chi fosse interessato, il link per scaricare altri numeri in PDF di Commodore Gazette in italiano lo trova il link in descrizione di questo file. Ora andremo a fare un viaggio nel passato per vedere di cosa parlavano gli amici commodoristi che si compravano e leggevano Commodore Gazette. Commodore Gazette, luglio-agosto 1988, bimensile. Andiamo a vedere di cosa parlavano gli amici commodoristi nel 1988, in questo numero. Animazioni 3D con l'Amiga, in anteprima Videoscape 2.0, la Polaroid, palette, la stampante MPS 1500C, prove software, Joywrite Workshop, Font Pack Plus, telematica e il Videotex nel mondo. Dal nostro inviato a Chicago, il Consumer Electronics Show, e poi listato Comete 128. Svetta in copertina un Mega Amiga 2000, macchine fotografiche digitali e periferiche. Passiamo oltre e andiamo a vedere rapidamente questa rivista. Ecco, praticamente l'indice, Videoscape 2.0, le nuove frontiere dell'immagine, Amiga e le immagini, la Polaroid Palette, gestire i testi in ambiente GeoS, GeoWrite Workshop, MPS 1500, i colori economici, servizio Videotex nel mondo, il più grande software del mondo, CES, i nuovi videogiochi alla mostra di Chicago, GOS, anatomia dei menu e delle icone, un C128, un telescopio e una stella cometa, corso di programmazione in linguaggio macchina per il Commodore 64, a caccia di immagini nella memoria del Commodore 64. Editoriale, Software Gallery Post, Software Helpline, Input Output, Commodore News, come digitare listati, Classified, indice degli inserzionisti, servizi per i lettori. Ok, passiamo oltre perché c'è parecchia roba da vedere. Note editoriali, GOS, la posta della Gazzetta, la voce con i lettori, quindi i contatti, le lettere degli utenti che scrivevano e avevano risposte. Software Gallery, una guida per orientarsi nel mondo del software, quindi una serie di recensioni di programmi, LaserTerm, Vixen, Express Paint, The Three Stooges, Patton vs. Rommel, Becker Basic, Personal Newsletter, Enlightenment Druid 2, Publisher Plus, Sentinel, F-18 Interceptor, Capone, The Armageddon Man, Questrom 2, Software Helpline, qui una serie di consigli su come risolvere videogiochi ed avventure, Software Input Output, svela i segreti del vostro computer, Commodore 64, Commodore 128 in modalità 64, una serie di listati e di segreti, consigli per Amiga, Videoscape, poi 2.0, nuove frontiere delle immagini, anteprima software, questo dovrà essere probabilmente un CAD CAM. Vediamo un po' l'Amiga, le immagini, la Polaroid, la palette, questo è lo spazio digitalizzazione per la macchina fotografica dalle Polaroid. La Polaroid finì bollita dalla digitalizzazione, non riuscì a controllare perché ovviamente poi spuntarono i pad, spuntarono ancora prima gli smartphone e quindi praticamente nessuno poi più adoperava le Polaroid, quindi le pellicole chimiche, ma era tutto in digitale. Cercò ovviamente di contenerlo, ma più di tanto poi non fece. Vediamo un po' una serie di hardware per l'Amiga, il digitale, ok, altre cose, palette Amiga e fantasia, gestire i testi in ambiente GOS, GeoWrite e Workshop, questi sono programmi integrati e word processor per Amiga,
la guerra del computer. Ecco, Commodore Amiga 500 costava 8,60, il 2000 2,5 milioni. Commodore 64 invece costava 295.000 lire, e quindi dice già tutto. MPS 1005C, i colori economici, quindi una stampante relativamente economica a colori, che era Daghi, però lo si vede da come stampa. Vediamo un po' il servizio Videotax nel mondo, telematica senza frontiere. Qui è probabilmente una scheda per ricevere la televisione e vedere il Videotax sul computer. Ok, vediamo un po' altre cose, un po' di pubblicità. Il più grande software del mondo, una biblioteca per l'Amiga, giochi, videogiochi, un sacco di cose, i nuovi videogiochi alla mostra di Chicago. Ok, qui c'erano avventure e varie altre cose. GOS, anatomia dei menu e delle icone, architettura del sistema operativo GOS, terza parte. Un C128, un telescopio e una stella cometa, listati. Seconda parte del programma di astronomia per il Commodore 128. Doveva essere tanta roba, perché se l'avevano diviso in due parti vuol dire che era veramente tanta roba. Poi ci voglio scrivere tutte queste robe quando avevo poi listato. Poi mi veniva un crampo alle mani. Arretrati della rivista. Interfaccia sonora per il Commodore 64, il SID, corso di programmazione linguaggio macchina per il Commodore 64, quindicesima puntata. Ok, vediamo un po', a caccia delle immagini nella memoria del Commodore 64, quindi una utility per estrarre immagini dal Commodore 64. Novità hard e software dell'unità dal mondo, nel mondo spazio del mondo Amiga, che ancora c'era, esisteva nel 1988 e galoppava bene. Uno spazio del mercatino con gli annunci, acquisto, vendo, cerco, scambio e quant'altro, servizi per i lettori, e poi dovremmo essere ok e andiamo alla prossima. Commodore Gazette, settembre 1988, andiamo a vedere di cosa parlava. Un'applicazione in software, la matematica con l'Amiga, programmare l'Amiga, interrupt ed eventi, prove hardware, la stampante Ocimate 20, la tavoletta grafica EASIL, intervista in esclusiva a Bruce Hartwig, il creatore di Fly Simulator, prove software, il database e Geofile, in copertina un bel Amiga 500. Ok, andiamo a bomba a vedere questa rivista cosa c'era. Oltre a me qui già c'era i prezzi, l'Amiga 500 costava 8,50, 250.000, mentre l'Amiga 2000 costava 2.180.000, Amiga 1000 invece 1.200.000. Ok, vediamo un po' articoli. E la Sublogic creò il volo, matematica a tre dimensioni per l'Amiga, Ocimate 20, una stampante dai colori brillanti, un database per il mondo di GOS, un tavolo da disegno per l'Amiga, la gestione del multitasking, i tipi di codice e gli interrupt, Chicago, l'hardware, il software della Mi Expo 88, GOS, anatomia di un sistema multitasking, corso di programmazione linguaggio macchina per il Commodore 64, i territoriali, posta, software galley, software help, input output e altre rubite classiche. Corriamo velocemente in avanti. Note editoriali, acquisto software, la posta della Gazette, la voce con i lettori, quindi lettere e risposte dai vari lettori che scrivevano con problemi e soluzioni, una guida per orientarsi nel mondo del software, Bardi's Tale 3, voilà, Carrier Command, ole, Breach, Halls of Montezuma, poi Wasteland, Pixmate, Legend of the Sword, Whirligig, Corruption, The President is Missing, Software Helpline, che cos'è, un'avventura, quindi trucchi, trucchetti e risoluzioni come venirne a capo di vari giochi.
input output svela i segreti del vostro computer. Qui una serie di articoli riguardanti il Commodore 64, Commodore 128, Commodore Amiga e la Sublogic creò il volo, intervista in esclusiva con Bruce Hartwig, quello che ebbe a inventare il simulatore di volo. Eccoci qua, una visita alla Sublogic, Flight Simulator 2, c'era anche per Apple 2, ovviamente non aveva la grafica per Amiga, ma comunque non era male. Matematica a tre dimensioni per l'Amiga, olè! Questo forse probabilmente è Maple, penso sia il più famoso, non credo ci sia stata matematica per... sì, forse era proprio matematica per Amiga, va bene. Ok, comunque è un'applicazione di tipo universitario. Vediamo un po', guerra dei computer, i vari prezzi, Ultimate 20, una stampante dai colori brillanti, eccola qui, Ultimate, beh, non era male come stampa, anche se era probabilmente sempre ad aghi. Vediamo un po', un database per il mondo di GOS, Geofile, un tavolo da disegno per l'Amiga, eccola qua, la tavoletta grafica, questa c'era anche per Macintosh. La gestione ce n'erano tante, la gestione multitasking, tipi di codice e gli interrupt, quindi programmare l'Amiga. Qui hanno spiegato i vari parecchia, un po' di roba, anche se era appuntato, comunque c'era parecchia, un articolo molto, accidenti, finisce più, molto lungo. Ok, catalogo libri, un po' di pubblicità, pubblicità, accidenti, quanta pubblicità c'è? Non finisce più? Pronto? Vediamo un po'. Oh, Chicago, l'hardware e il software dell'AmiExpo 88 dal nostro inviato negli Stati Uniti. Non c'è nemmeno una foto, poi. Strano. GOS anatomia di un sistema multitasking, architettura del sistema operativo GOS quarta parte, anche qui programmazione, interfacce del Commodore 64, CA1 e CA2, corso di programmazione in linguaggio macchina per Commodore 64, 16ª puntata, va bene. Arretrati, Commodore News, novità hardware e software dall'Italia e dal mondo del mondo Commodore. C'erano giochi, hardware e varie altre cose. Listino prezzi, Commodore 64 stava 235.000 lire, qualcosa, no, 235.000 lire, va bene. Mercatino, software, hardware, cerco, vendo, scambio e quant'altro. E ok, vediamo, andiamo inoltre. Commodore Gazette, aprile maggio 1992, ultimo numero di Commodore Gazette. Se volete altri numeri di Commodore Gazette, il link lo trovate in descrizione. Tenete presente che in aprile maggio 1992 la Commodore stava già parecchio male e nell'anno successivo sarebbe schiattata finanziariamente. Andiamo a vedere in quest'ultimo numero se ci sono articoli che possono anticipare della crisi finanziaria della Commodore. In copertina c'era l'Amiga 600, una prova approfondita, novità Amiga e Laserdisc, Model 10 l'Amiga portatile, delle prove hardware e quant'altro. Andiamo a bomba a vedere cosa c'era. Qui il computer e il videodisco, qui Stati Uniti d'America, Amiga 600, l'evoluzione della specie, Color Boost, colori da rimanere a bocca aperta, Amiga 3D, il DCTV in versione PAL, con LaTeX il sistema TeX diventa facile, sistemi operativi, il modulo per la gestione dei suoni, studiare l'insieme di Mandelbrot con Amos, corso di programmazione in modulo 2 e poi una serie di rubriche. No, qui mi sa che non c'è proprio nulla del fatto che la Commodore stesse veramente male finanziariamente. Comunque scorriamoci la rivista, note editoriali, la posta dei lettori con lettere, domande e risposte, pubblicità, guida software a 320 Airbus, progetto immagine 2.01, Agony Project X, Pinball Dreams,
input output qui un po' di programmazione, il Commodore 128, Commodore 64, Commodore 128, Commodore Amiga, con un po' di listati, il computer, il videodisc e il gioco laser. Ecco, questi videodischi laser non ebbero una grande accoglienza sul mercato, non trovarono proprio un grande mercato, fu un buco nell'acqua per la Commodore. Stati Uniti d'America, ultime notizie dagli USA, c'era in odore, forse si parlava di un portatile Commodore, qualche fotografia, meno male, perché nella puntata precedente dagli USA non c'era nulla di notizie, nemmeno foto. Amiga 600, l'evoluzione della specie, prove hardware, ecco, qui ne dicono bene, però ovviamente questo computerino era un misero Amiga 500, senza supporto di hard disk, né hardware né software, fu aggiunto in modo shutter tardivo, e quindi poi c'aveva il microprocessore saldato, non c'aveva la possibilità di mettere un FF più, quindi un progetto proprio nato che puzzava d'aborto. Comunque non è che una rivista di Commodore ne potessero dire male, ovviamente. Color Boost, colori da rimanere a bocca aperta, ok, veniamo un po', animazioni tridimensionali, i fondamenti, va bene, passiamo oltre, 3D News, Tecno 3D, posta, pubblicità, ce n'è parecchie pubblicità, il DCTV in versione PAL, c'è parecchia pubblicità, vuol dire che era una rivista che era comprata, il sistema Tex diventa facile, parecchia pubblicità, è una rivista indubbiamente letta, sistemi operativi a portata di mouse, il modo per la gestione dei suoni, programmare in C con l'Amiga, tanto spazio di programmazione, accidenti, guarda lì per proprio degli stati, studiare l'insieme di Mandelbrot con Amos, programma di matematica, bene, un bell'articolo, corso di programmazione in modulo A2, vediamo un po', per ora vi non c'è nulla di riferimenti che possano dare delle notizie per quanto riguarda una imminente crisi finanziaria della Commodore. Questo è il bollettino mercatino, vendo, compro, scambio, cerco e quant'altro, mi sa che siamo alla fine, sì, non c'è assolutamente nulla in questo numero che possa far presagire che la Commodore poi di lì a poco sarebbe finita a gambe all'aria. Indubbiamente forse le riviste facevano finta di non sapere, perché non è che potevano dire che la Commodore era sulla strada del declino, se no nessuno avrebbe più comprato una rivista del genere. Per questa puntata è tutto, se volete altri numeri di Commodore Gazette lo trovate in descrizione di questo file. Ciao!